In questa pagina dell'Istituto Bruno Leoni si può leggere una bella intervista a Carlo Lottieri a proposito del suo ultimo libro, dal titolo Un'idea elvetica di libertà. Carlo Lottieri, professore di filosofia politica e tra i promotori dell'Istituto Bruno Leoni, prende a modello il federalismo svizzero e propone di consegnare la sovranità a regioni e comuni ed eliminare così gli stati nazionali. Bisogna partire dall'evidenza del fallimento dell'Unione Europea. E il modello svizzero è l'esempio a cui ispirarci, che integra diverse culture ed economie, ma non implica la creazione di un unico superstato imposto dall'alto. In passato l'Europa è riuscita a fiorire perché ha evitato l'accentramento di potere e l'unificazione politica. Col passare del tempo invece ha tradito la sua originaria natura e ha creato i presupposti per la propria autodistruzione. La diminuzione della libertà individuale degli stati in nome del bene comune, la limitazione dei poteri decisionali locali, il rischio dell'imporsi autoritario della nazione più forte. Dentro l'Europa convivono un'ampia varietà di culture, lingue, religioni e storie diverse, ed è irragionevole immaginarsi di creare un'Europa sociale con le stesse leggi e direttive uguali per tutti. Lo stesso anche per la moneta unica. Si è creato un club in cui alcuni paesi ne hanno tratto benefici, mentre altri hanno avuto difficoltà a rispettare le regole con il rischio di essere commissariati. Imporre a tutti un modello predefinito senza considerare diversità e problematiche di ciascun membro è controproducente. E lo stesso ragionamento vale per tutti gli ambiti: le leggi sull'occupazione, le decisioni fiscali, la gestione dell'immigrazione. La Svizzera invece presenta un federalismo, democrazia diretta e neutralità. Il modello elvetico potrà salvare l'Europa dal collasso. È necessario riscoprire l'autogoverno locale per evitare soprattutto due rischi: l'imposizione di una politica comune e il ritorno al sovranismo. La Svizzera è composta da culture, anche linguistiche e religiose, molto diverse, e per tutelarle ha scelto di non formare uno Stato nazionale, ma di garantire una fortissima autonomia locale. Per esempio, il Canton Ticino è un piccolo Stato che si governa da sé con le proprie leggi e la propria Costituzione. Perfino la giustizia non è di competenza federale, ma è dei singoli cantoni. Questo modello responsabilizza tutti, a partire dalle decisioni fiscali. Si instaura una sana e produttiva competizione tra comuni, perché se per esempio si tassa in maniera eccessiva, la gente si sposta cambiando comune o cantone. Un altro esempio di efficienza svizzera è la democrazia diretta. I cittadini sono chiamati a esprimersi con il voto su tutti e tre i livelli, comunale, cantonale e federale, e i vari ministri devono negoziare costantemente tra loro. Questo porta a una capacità di dialogo e di moderazione formidabile, che consente di evitare il consociativismo. Bisognerebbe quindi organizzare l'Europa in città e regioni, piuttosto che in stati e sovrastati. Il punto di forza dell'Europa è stato il fatto di condividere un comune substrato culturale derivante dalla filosofia greca e dal cristianesimo, ma di evitare i processi di unificazione. Gli stati nazionali però hanno favorito l'accentramento del potere che andava evitato. In Europa sta succedendo quello che è successo già in Italia. Un tempo il nostro paese era rigoglioso e produttivo perché ciascuno Stato in cui era diviso era forte della propria autonomia. Poi abbiamo perso le nostre specificità e la nostra forza. La fine degli Stati nazionali è quindi il ritorno all'Europa.